è indispensabile, anche se non sta al 100% in campo ci deve andare, perché veramente un uomo in più in tutte e due le fasi. E lì, quando la Roma ha la palla, per me può essere molto pericoloso, ma l'anno scorso ha fatto un sacco di gol. Sì, l'anno scorso ha fatto l'ha rigenerato Spalletti, quindi penso sia il ruolo suo. Sì, assolutamente. Insomma, questo Nainggolan da sfondamento, da inserimento. Ora comunque Spalletti si dovrà inventare un nuovo modulo per assenza di Ali e Terzini. Eh sì, perché inoltre, ma poi mancherà anche Manolas per frattura del naso, sarà fuori per 2-3 settimane, e anche Palmieri per una lesione muscolare, pure lui out per 2-3 settimane. Insomma, i giocatori cominciano davvero a scarseggiare, bisognerà sicuramente poi attingere dalla primavera. Esatto, qualche insomma ragazzo della primavera, l'adattamento di Rudiger al terzino, anche se, come ha detto prima Luca, insomma, penso che Spalletti stia lavorando per averlo come... Stiamo lavorando, addirittura, senti, cioè, così vicino. Sbagliato. Vabbè, insomma, Spalletti sta lavorando per averlo... per avere Rudiger, per farlo diventare un gran centrale. Insomma, penso che comunque nelle prossime partite, nei prossimi tempi, Spalletti adotterà una difesa a tre e con Bruno Peres in un centrocampo a quattro, insieme a Sharawi dall'altra parte, appunto per assenza di Terzini e Ali, perché veramente ci ha colpito, anche per l'assenza di Manolas, anche metterà Fazio centrale, insomma, e Juan Jesus pure, una tragedia. No, invece un Fazio comunque, come abbiamo già detto Fazio più volte, sta crescendo, e a me di Fazio piace anche, io trovo abbia un tocco molto morbido nella fase di impostazione. È insomma un giocatore su cui si può lavorare tanto e che ha saputo affrontare poi questo suo ruolo da titolare che non aveva quando è arrivato a Roma, diciamo, in maniera degna, molto più degna di un Juan Jesus arrivato a 10 milioni, insomma. Sì. Poi è vero che abbiamo ritrovato Bruno Peres, quindi questo un po' sistemerà le cose, però certo ci sono degli infortuni poi continui, questa è la cosa, che insomma non si riesce a trovare una continuità di forma fisica, e questo indubbiamente alla lunga crea dei problemi, anche perché se te giochi sempre, e la Juventus di Conte lo insegna, con le stesse persone, poi hai degli schemi mentali e vai a memoria. Esatto, e così poi è stato. La Juventus negli ultimi 6 anni ha sempre la stessa difesa e vince da 6 anni, insomma. Certo, ma la stessa difesa, quando poi c'era il centrocampo con Pirlo, insomma, giocava pure con lui proprio una sinfonia calcistica che poi ha permesso i risultati che tutti abbiamo visto. Senti Luca, visto che non c'eri ovviamente l'altra puntata, noi parliamo molto di El Shaarawy, che è un giocatore che è un po' più con il rendimento un po' più dubbio, ecco, un po' più incostante, no? È un giocatore che è capace, come nella partita contro l'Austria-Vienna, di fare 2 gol e quindi di essere decisivo. È anche un giocatore che a volte invece si spegne anche in momenti importanti della partita, come sul pareggio, e come dire, e fa perdere quelle certezze che si erano acquistate magari 1 o 2 partite prima. Tu che giudizio hai su un giocatore così, insomma? Io penso che Shaarawy sia un buon giocatore che ha ampi margini di miglioramento, che comunque, anche se è parecchio giovane in Serie A, ha 24 anni e quindi può e deve cercare di maturare e crescere per migliorare quello che ancora c'è da migliorare. Io penso che sia un buon giocatore, un ottimo rincalzo, un'ottima riserva nel caso in cui, come è accaduto in questo periodo, Perotti sia infortunato, comunque manchi qualche soluzione là davanti. Per diventare titolare fisso deve trovare un po' più di costanza, quello lo penso anche io. Ma è come la Roma in realtà, è l'emblema. Sarebbe, sì, è un giocatore potenzialmente molto, molto bravo, perché si vede che ha corsa, tecnica, generosità, e comunque è un giocatore che quando è in giornata è veramente pericoloso per gli avversari. Però deve trovare una continuità di rendimento, soprattutto nei match dove la squadra è in difficoltà. Spesso vedo che anche lui va in difficoltà, diciamo, come se si facesse condizionare dall'andazzo della squadra. Se la squadra va bene, lui va bene; se la squadra va male, invece si nasconde un po'. Però è chiaro che
non può essere solo colpa sua. No, certo, no, questo quello, è dubbio, però sono convinto, se la Roma migliorasse, certo, come atteggiamento, anche lui potrebbe essere molto più decisivo. Sì, come dice Cristiano Montanarella, che è un estimatore, diciamo, della teoria per la quale quando la squadra gioca bene anche tutti i giocatori sono, certo, portati, infatti, a fare di più e a giocare meglio, assolutamente. Questo sì, certo, ha la concorrenza di due come Perotti e Salah, per il momento, che si dimostrano per superiori. Il momento penso che loro siano superiori e meritino il posto, sì, da titolare, sia Perotti che Salah. Pur vero che Perotti ha molti più anni di esperienza, no? Sì, insomma, sì. La parentesi col Siviglia, dove poi, parlandoci chiaramente, ha preso quello che doveva prendere dal mondo del calcio. Insomma, ha vinto quello che doveva vincere, poi è andato a Genova e mo a Roma, insomma. E, senti Ale, prima invece della partita di giovedì alle 7 si giocherà a Vienna contro l'Austria-Vienna, appunto. Partita di, come dire, che diventa decisiva, o comunque diventa molto importante, visto purtroppo il pareggio in Repubblica Ceca contro il Pilsen e il pareggio a Roma contro, appunto, l'Austria-Vienna. Un girone che sembrava negli intenti, nelle prerogative, molto molto facile, poi si è rivelato invece essere comunque qualcosa per cui combattere. Sì, si è rivelato facile anche addirittura fino a 10 minuti dalla fine dell'ultima partita in Europa League, perché se la Roma vinceva, insomma, c'aveva più di un piede nelle qualificazioni, ai sedicesimi di finale. E niente, però, appunto, come ho detto prima, la distrazione ci ha puniti e siamo costretti quindi a vincere la partita giovedì, e questo porta i giocatori a essere più stanchi per le partite di campionato, e anche perché ora iniziano anche a mancare le riserve, anche per la sfortuna per Manolas, Florenzi, insomma, vari infortuni. La Roma però si è deconcentrata e quindi ora deve far vedere di che pasta è fatta contro l'Austria, insomma. La partita è fondamentale per... Assolutamente. Senti, visto che, insomma, Luca, tu tratti anche il calcio internazionale, no? Mi hai detto, certo, prima, avevi già visto l'Austria-Vienna in altri scenari, non ne avevi sentito parlare, conoscevi qualche giocatore, ti aspettavi, insomma, che, a parte le disattenzioni della Roma, avesse una velocità nelle gambe, un carico offensivo comunque consistente, non proprio... Beh, diciamo... All'inizio, quando è stato fatto il sorteggio, era senz'altro la squadra che conoscevo meglio, l'Austria-Vienna, e poi anche nel corso del girone comunque ho visto che ha dei giocatori che potevano mettere in difficoltà la Roma. Questo non significa che l'Austria-Vienna ovviamente sia a livello della Roma, certo. Anche in attacco, per me è tutta una questione di concentrazione. Se la Roma è concentrata, anche con i difensori che ha adesso, può neutralizzare l'attacco dell'Austria-Vienna. Se non è concentrata, invece, l'Austria-Vienna comunque ha dei giocatori interessanti davanti. E l'altra volta si è visto, soprattutto nel primo tempo, perché i due gol per me sono stati due gol regalati alla Roma, quelli del 3-2 e del 3-3. Nel primo tempo, anche quando la Svena stava perdendo, comunque in contropiede era spesso pericolosa. Io l'ho notato perché, stando allo stadio, mi attaccava dalla parte dove ero io, e quindi vedevo che sapeva sfruttare bene gli spazi, e questo lo può fare anche e soprattutto tra le mura amiche. Quindi credo che la Roma debba approcciare la partita in maniera seria e soprattutto cercare assolutamente di vincere, perché anche se il livello del girone è quello che è, le trasferte europee non sono mai facili, soprattutto queste squadre molto più della Roma si concentrano sull'Europa League, perché appunto è una vetrina importante per loro, non è un ripiego, e quindi chi si concentra molto su una partita può arrivare a preparartela in modo da imbrigliarti, certo, anche se è più debole di te. Quindi soprattutto in attacco bisogna stare attenti, dato che la difesa della Roma non avrà neanche Manolas, è una difesa molto molto rimaneggiata, deve compensare con un po' di concentrazione in più, altrimenti il rischio di prendere gol è alto come l'altra volta. Sì, io ho notato anch'io come te proprio questa cosa, cioè la velocità in contropiede con cui l'Austria-Vienna ripartiva palla al piede e comunque riusciva a mettere in difficoltà la difesa della Roma, che ovviamente dovrebbe essere di un altro livello. E poi c'è il fattore che giustamente dicevi te, che è della partita della vita, tra virgolette, nel senso che gli danno un'importanza maggiore, forte, certo, su questa cosa. Forse comportamento anche sbagliato da parte, come abbiamo detto più volte, del nostro campionato, che tratta l'Europa League come una serie B, esatto, dell'Europa. Così non è, no? No, assolutamente no. Perché questo, insomma, ce lo insegnano le favole dell'Atletico Madrid, per esempio, che ora è diventata una grande realtà. Esatto. Appunto.
assolutamente questo, o del Siviglia, Siviglia che... anche pure che era vinto 3 di seguito, 3 mazza 3 di seguito, tante proprio con Perotti tra le altre una cose. Con Perotti una con Perotti, no, una con Perotti, no era prima però tipo la prima 7 anni fa magari, che ne so, Perotti porti il gene della vittoria anche nella Roma, che poi dovrà giocare all'Olimpico pure Fazio, contro il, pure Fazio contro il Pilsen, e invece in Romania contro l'Austria Giorgio. Senti, ti chiedo, visto appunto nell'ambito turnover poi che l'Europa League si porta sempre appresso, vorresti vedere Gerson un po'? C'è un po' di voglia di Gerson di vedere sto giocatore. Gioca Gerson, eh? Gioca, sì, ma lo fa giocare intanto ma nel suo ruolo, sempre più perché arretrato. Spalletti, sì, perché Spalletti pensa che Gerson trequartista non è ancora, diciamo, non ha ancora i tempi giusti, non ha ancora la velocità adatta secondo lui per giocare, insomma, perché secondo lui i difensori se lo mangiano, perché non è velocissimo secondo me. Quindi gli ha trovato questo ruolo da mezzala. Il problema è che io sono sempre convinto che un ruolo deve piacere al giocatore, anche se lo sa fare bene, comunque gli deve piacere. E dipende se a Gerson gli piace, perché i piedi ci sono. Infatti contro la scorsa 2 settimane fa ha fatto un grande assist per El Shaarawy. Però insomma staremo a vedere. La partita di giovedì è molto dura, e vediamo se Gerson tiene testa anche a questo livello che gli si presenterà davanti giovedì, insomma. Tu questo giocatore, che è un po', diciamo, la novità, la stella che arriva da Roma, no? Un po' come Salì Ucan, speriamo con altre sorti, un po' la mela, sì, come la mela, insomma. Poi è un classico nel calcio nostrano, manca all'estero il talento arrivato dal Brasile, dall'Argentina, no? Lo conoscevi? Cioè, hai memoria di questo giocatore? Io onestamente no, prima che arrivasse alla Roma, quando ho letto che la Roma ha speso 18 milioni, esatto, mi pare, è la cifra che è stata e soprattutto l'ha strappato al Barcellona, però ho cominciato comunque a informarmi, a farmi qualche domanda, perché qualche domanda? No, ma non è in senso negativo, proprio per curiosità, perché comunque è un ragazzo così giovane, 18 milioni di euro dal... prenderlo dal Brasile e soprattutto strapparlo al Barcellona, che lo voleva fortemente, e detto speriamo che la Roma abbia fatto una scommessa vincente, perché comunque trattasi di una scommessa, però credo che quando si tratti di questi giocatori serva sempre molto tempo, o comunque serva del tempo, perché aspettarsi che Gerson, ecco, giovedì gioca e ti vince la partita da solo, penso sia controproducente prima di tutto per lui. Quindi credo che vada dato tempo a questo ragazzo di emergere, e io spero poi che la scelta venga ribagata. Con l'Austria Vienna ho visto delle buone cose, anche se comunque c'è un po' di lentezza fisiologica, c'è un po' di inesperienza magari in certi momenti, però io credo che abbia mostrato delle buone cose con l'Austria Vienna, gradualmente inserendolo piano piano in queste partite, poi penso che si possa ritagliare uno spazio importante pure lui. Vediamo un po' cosa ci fa vedere. Per me è passato troppo poco tempo per giudicarlo in questo momento. Sì, diciamo che la Roma non è una squadra forse da poter fare scommesse così onerose, no? Beh, questo però, potrebbe essere una questione. Io invece vedo in maniera positiva il fatto che l'abbiamo pagato 18 milioni, c'era forte, insomma. Sì, sì, uno lo spera sempre, infatti lì. Ma ha fatto quest'assist, insomma. Sì, vabbè, ma Iturbe c'aveva già 22 anni, lui ce n'ha 18. Ho capito. 4 anni. Salih Ucan pure la stessa cosa, siamo andati a un passo da riscattarlo per 11 milioni, quello che visto giocare. Assolutamente sì. Perché Sabatini voleva prenderlo, e se invece sia Garcia che Spalletti gli hanno detto di no. Comunque, andando avanti, le nostre solite diatribe da Raimondo Vianello. Mi sta informando, ho perso 2 schedine in 20 minuti, lo sto facendo in diretta perché è un uomo verità. Che tipico, cioè, capito, mi tocca lavorare con queste persone. No, con questa persona, non volevo ovviamente insultare il buon Luca. Io direi di andare a una pausa musicale. Zucchero, una delle sue ultime hit, 13 buone ragioni. Ci sentiamo dopo.